Siamo l'armata bianconera e mai nessuno ci fermerà. Noi saremo sempre qua se la Juve giocherà. Forza Juve vince ancora per gli ultra. Interista classe vuoi, puoi cantare finché vuoi, ma i campioni dell'Italia siamo noi. La 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 la, ma che cazzo ci sta a fare Torino? Ragazzi, allora, buona giornata a tutti. Si è fatto male anche Chedira dopo Pjanic, quindi adesso insomma siamo un po' messi così con il centrocampo. Detto questo, allora, per quanto riguarda Sturaro, adesso c'è questo problema con lo Sporting de Portugal, do Portugal, perché non vogliono farsi chiamare Sporting di Lisbona, vabbè. In poche parole, c'era questo accordo che Sturaro doveva fare un mese con noi, allenandosi con noi, e poi andare a Lisbona. Invece, è da 2 mesi che si allena alla Continassa e non è andato a Lisbona, quindi lo Sporting do Portogallo appunto vorrebbe rescindere questo accordo e quindi farlo ritornare a Torino, perché ricordiamoci che è in prestito gratuito e secco, ed è per questo che a questo punto, scusate il gioco di parole, lo terrei, perché abbiamo tanti infortuni, almeno che appunto a gennaio non compri un giocatore più forte, allora poi puoi venderlo, anche perché comunque non è difficile trovarne uno più forte di Sturaro. Però, vabbè, in questo momento uno come Sturaro, per anche fare il vice Matuidi, ad esempio, serve. Quindi io in questo momento me lo terrei. Qualora dovessero appunto rescindere questo contratto tra Sporting e Sturaro, Sturaro me lo terrei assolutamente, non rescinderei il contratto nemmeno a lui, e lo farei allenare con noi e giocare con noi. Questo è il mio pensiero, quindi ditemi la vostra, però sta di fatto che a centrocampo non abbiamo operato bene in estate, e adesso questi sono i risultati, che con 5 giocatori, 5 centrocampisti, ti trovi in merda. Prima si fa male Emre Can, adesso vedremo quando tornerà, dovrebbe tornare ad allenarsi la prossima settimana, non questa purtroppo. E che Pjanic si è fatto male in nazionale, però non dovrebbe essere male di grave. Però Khedira si è fatto male oggi, non in nazionale, perché qualcuno mi ha detto non si è fatto male con la nazionale, scusate, ogni tanto posso sbagliare pure io, ok? Boh, si è fatto male alla continenza prendendo una botta alla caviglia, quindi distorsione alla caviglia, e quindi anche lui è molto a rischio per la partita sia contro la Spal sia contro Valencia. A questo punto Sturaro, qualora appunto non dovesse andare in porto il suo trasferimento in prestito allo Sporting, me lo terrei tutta la vita, fino a gennaio quantomeno. Bon, questo è il mio punto di vista, fatemi sapere la vostra, ci vediamo al prossimo video e sempre, fino alla fine. Forza Juventus!